Vedi? Questo è quello della televisione. Vedi? Ecco qua. La cosa bella di questo qua è che davvero quando fai delle cose a casa senti che profumo. Poi con le lame triti tutto, addirittura le mandorle. Signora, quando hai pagato quel cuscino? Più le spese o meno? Sì, la spesa di spedizione. Eh? Sulla spesa di spedizione, no, avevo fatto un ordine. Ah. Non solo quello, avevo preso tutto. Tu di 10 euro diamo. Abbiamo fatto una cosa, però senta, vedi, guarda le mandorle, guarda. La farina di mandorle. Poi togli le lame e ci sono le fruste, vedi? Queste qua. Devi fare il caffè. Domenica devi andare giù, eh? Sì. Se ti dico una cosa non la fai. Vedi? Questo se mettevi due cubetti di ghiaccio già facevi la mousse. Se metti cioccolato, cioccreme, cioccbar. Se vuoi montare la panna, la maionese per fare il bianco dell'uovo, vedete? Un prezzo super eccezionale, signora. Guarda che roba. Quanto costa? Regalato. Questo su Instagram dove lo vede lei, oppure in tutti i siti, lo vendono Samurai, che sarebbe questo, quello nuovo. Due macchine, uno per montare e l'altro per tritare a 5 lame, da 49 euro, sai quando lo paghi? 10 euro qua. Tutto completo. Lo vuoi uno? Sì. Così con 10 euro dice che sei venuto alla fiera. No, no, però... Un tritatutto. Quando nasce il bambino, su fai al bambino le cose, la milagrottucciata, fai tutto qui dentro. Mi dispiace per lei, signorina. Non me lo devi dire, che lei minimo, però... lei minimo ha fatto il magistrato. Ah? Mi devi dire la verità, l'hai usato mai il bimbi? Ogni tanto per qualcosa. Il pomodoro lo fai mai col bimbi? No, il pomodoro. Allora, mi piace farlo a mano. Allora, ti devo dire una cosa, che io mi sono fermato perché giustamente non... Questa macchina è nata, vedi, per il pomodoro. Questo ora io ti metto il pomodoro con tutta la buccia, però se lei devo mettere gli altri con me, vedi? Se devi fare un sugo di pesce ci metti prezzemolo anche. Signora, non scherzare, questi grandi chef lo usano, eh? No, no, ma io... Sai perché? Questi qui dentro prezzemolo e aglio stanno in due minuti, poi la tritano bene, si scioglie nell'olio, nel vino, si vanno a mischiare i sapori e danno sapore alle cozze. Se devi fare il pesto, vedi? Ecco qua. Il pomodoro è qualche cosa di eccezionale, guarda. Ma la verità, eh? Bene? No, si lavora il pane, la buccia. Dammelo dai. La buccia ti devi dimenticare. Se vuoi fare un'omogenizzata al bambino, con questo non usare mai il frullatore. Perché quando andrai dal pediatra, al bambino ti dirà mai di dare la mela frullata, ti dirà sempre di dare la mela grattugiata. Sì, sì, sì. E bimbi cerchi di non usarlo mai. Perché mo che ti abitui con questo, che sei una donna di casa, a posto. O lavori, eh. Se lavori meglio ancora, arriva a casa, ho quattro pomodori e hai fatto già un primo. Però sì. Però sì, domani me lo devi dire, va bene? Ma sono due. Sì, due vanno lì dentro, si può. È vero o no, Francesca? Lei è la testimone. Buonasera. Va bene? Buonasera. Ciao. Dimmi. Allora, quest'anno alla fiera della Madonna dei Poveri è la prima edizione presentata qui a Seminara, una delle più grandi
città d'arte, di creazione, la città della ceramica, dove ci sono i mastri della ceramica. E dell'olio. L'olio buono lo fanno anche a Seminara, lo fanno? Sì. Che olio fanno qua? Di olivo. Di olive o di arachidi? Olivo, olivo. O di semi? No, olivo. Olio d'oliva. Allora, vi presentiamo Tristan Greite. Quello, e lui è quello dei palloncini, quello dei palloncini. Esco io dalla televisione. Quello dei palloncini. Là sta, quello dei palloncini, quello è. Evviva Inter! Ecco qua. Quello è quello dei palloncini. Esco, quello è, vedi, lo chiamano palloncini. E lo sai. Prego. Scarzoni! Scarzoni, non mi disse popolo! Noi a Martena, a Martena non abbiamo questa comunità. Scarzoni! Scarzoni! Cioè, io questo periodo. Scarzoni! O dove hanno stato a Zingo? Dove hanno stato a Zingo? Chiamate il centro di Ma quanto pensa a Marrumpi? Non tocca. Voilà! Inter,
Lei lo vuole? No. Buonasera cugino. Dai cugino. Niente, io sono qua, mi sto facendo due passi. Purtroppo quest'anno il bar ce l'ho chiuso e spero l'anno prossimo di riaprire e di ricominciare tutto quello che ho lasciato. Bravo. Tanti saluti e buona festa a tutti. Anche a te. Ciao. Ciao. Questo è la crisi e si diventa tutti. Però giustamente la fine è dice, ma io voglio una macchina, come c'è la città di Milano. Però ieri sera, visto questo, si deve fare tutto. Io ora ti metto, e sono voi chi vede. Ma abbiamo un tizio da me. Gli assottoni. Mica gli assottoni. Guarda. Sto dicendo bene pure i persone. Mi sono andato. Questo è il mio lavoro, questo è il mio